Sono quattro ricercatrici, peraltro quattro mamme perché insieme hanno 11 figli, cioè non fra di loro, voglio dire, ciascuno con la propria famiglia, ma insieme hanno 11 figli, che saluto. La professoressa Elisa Borghi, buonasera, professoressa di microbiologia clinica alla Statale di Milano, la dottoressa Daniela Carmagnola, che è un'odontoiatra, la professoressa Claudia Della Via, buonasera, che è professoressa di anatomia, buonasera. E la professoressa di biologia applicata Valentina Massa, buonasera a tutte e quattro. Ecco, voi in quattro insieme vi hanno, come dire, radunato, messo insieme, vi hanno costretto, insomma, a lavorare insieme, e avete trovato una cosa davvero importante che va nella direzione che diceva il sindaco poc'anzi, cioè un test rapido salivare molecolare, in realtà in particolare pensato per i bambini, che consentirebbe salivare, quindi insomma per nulla invasivo, di avere immediatamente una reazione molto attendibile rispetto alla presenza di Covid. Ho detto bene? Sì, se posso fare un appunto, non è un test rapido. Però non vedo chi parla perché con le mascherine non sento. Come Elisa Borghi. Eccola là, da quella parte. Buonasera. Sì, prego. Non è rapido. Quindi Questo test non è rapido. Cioè si svolge rapidamente perché bastano pochi minuti, ma ci vuole un giorno di attesa per la risposta, ok? Esatto. Ma oggi già 24 ore sarebbe un miracolo, perché 24 ore è molto complicato già trovare la linea libera per trovare qualcuno dall'altra parte, per chiedere il tampone. E funziona? Scusi la domanda franca e diretta. Sì, allora abbiamo dei dati nelle nostre mani che mostrano che ha una affidabilità sovrapponibile al test nasofaringeo classico. Ok, e adesso è la domanda più difficile, è disponibile? Non ancora. No, è disponibile, no. E andate avanti voi, perché e quando lo sarà? Il test è disponibile. Noi stiamo finendo di lavorarci e sarà disponibile quando avremo dati sufficienti da pubblicare e le autorità lo recepiranno come disponibile. Però noi non abbiamo così tanto tempo, diciamo, siamo in un'emergenza, ho detto prima, l'Ordine dei Medici sta dicendo, sta invocando stasera il lockdown nazionale, insomma, diciamo, ogni iniziativa di questo tipo sarebbe non soltanto benvenuta ma benedetta proprio. Questo è vero, se posso, infatti abbiamo lavorato tutti cercando un po' di fare una corsa contro il tempo. Secondo me, tenendo conto che siamo partiti ad agosto e con uno sforzo di veramente tante persone della statale, non solo nostre ma molte persone, siamo già arrivati a dire che funziona. Quindi è un Speriamo test, ci spiegate come funzionerebbe esattamente? Cioè quindi una specie di, insomma, tamponcino da mettere sotto la lingua, sublinguale? Sì, abbiamo fatto un po' di prove basandoci proprio anche su esperienze con i nostri figli. L'abbiamo testato quindi proprio nei bambini. Ok, con i vostri si figli. Posiziona, certo, un rullo di cotone, sì, che si usa in odontoiatria, sì, normalmente, tra la guancia, i denti o sotto la lingua. E lo si tiene per qualche minuto. Okay. Quando è impregnato bene di saliva, lo si posiziona all'interno di una provetta sterile da laboratorio e quindi lo si può conservare per alcuni giorni e poi farli arrivare in laboratorio. Chi dovrebbe eseguirlo questo tampone? La mamma, il papà, il pediatra? Possono eseguire tutti, anche il bambino stesso, sotto la guida di un genitore o un adulto. Senta, cosa possiamo... Quindi molto semplice. Scusi la domanda molto ingenua, ovviamente le autorità competenti hanno notizia di questa vostra ricerca, se ne stanno occupando, sì? Se posso, di qua. Aspettavamo di avere i dati, che speriamo di pubblicare domani o dopodomani. E come sono? Confortanti? Molto buoni, molto buoni. Okay. E poi, se posso dire, questo metodo in America ha già avuto l'approvazione, e quindi speriamo che questo ci aiuti. Senta, grazie, è una bellissima notizia in questi giorni così complicati. Anche auguri alla dottoressa Carmagnola, che so che è positiva al Covid, ma sta bene, vero?
Sto benissimo, sì. Questa è la Ok. dimostrazione che si può stare benissimo. No, certo, i più fortunati per fortuna stanno bene. Va bene. Senta, grazie infinite, complimenti, buon lavoro a voi, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Grazie, grazie a voi. Se Grazie. posso.